Stefano Petrucci, buongiorno. Buongiorno Dario. Ciao Stefano. Ciao Augusto. Stefano, c'è una frenesia da mercato, adesso noi non lo ripeteremo tutti i giorni perché si rischia di diventare anche pedanti, però la Roma stringe per, si sta per chiudere con, in procinto di accordo a un passo, vale ovviamente non per la Roma, per tutte le altre, sembra che quest'anno il mercato duri 10 giorni. Sì. Siccome non è così e manca... mancano quanti? 30, 40 giorni all'inizio del calciomercato. Cautela, prudenza, questo già avevamo detto, però mi sembra che più di altre volte ci stia sfuggendo di mano questa situazione. Hai anche tu questa... Sì, no, ma non c'è dubbio. Ma il problema è che il mercato dura, come giustamente dici te, mesi. I giornali durano ore. E poi ripeto, insomma, che anche per una questione di carattere pratico, a volte anche per il contenuto, dopo poche ore dall'uscita vengono utilizzati, no, in situazioni magari anche poco nobili, specialmente nei paesi, insomma, tra le famiglie meno abbienti. Ecco, mi piace sempre ricordare questa cosa, che era una cosa che diceva un vecchio dirigente del calcio, insomma, che il giornale veniva associato rapidamente, lui lo faceva per il contenuto, essendo uno molto ricco, al locale meno nobile della sua casa, insomma, già nelle prime ore del mattino. E purtroppo è nella corsa. C'è una frenesia non solo nel voler portare alla luce notizie che non si hanno, perché non si ha la più pallida idea, per fortuna io insisto, di cosa esattamente stia facendo la Roma. C'è un'idea vaga che è una cosa poi tratta da deduzioni giornalistiche. Sì, perché tu dici ci fossero notizie, è normale. Fossero, perché non è, ma è ancora la cosa che tira di più, Stefano, è stata una vita all'interno, no? di determinati meccanismi. Quando arriva sto periodo, è realmente il mercato quello che dice, oddio, fammi correre in edicola perché mi sto perdendo qualcosa? No, a me non mi risulta, no, non risulta a me. né a livello di vendite, e poi credo che sì, a meno che c'è un altro elemento che mi porta a dubitare, insomma, adesso non... Non ho sotto mano i riscontri, a me risulta che i grandi esiti delle partite che fanno vendere i giornali, o appunto ecco, i grossi annunci. O a meno che, scusami Stefano, alla notizia sparata a 9 colonne, magari in prime time durante i titoli del sommario di un telegiornale, non corrispondano i fatti, perché se poi il giorno dopo quello che tu annunci, e il giorno successivo ma annunci un altro colpo. No, quello che io trovo inquietante, ma senso, beh, queste sono tante le cose che mi inquietano a me di questo paese, e di chi lo abita, e che non ci sia appunto una nausea da notizia fasulla, nel senso che alla quarta, alla quinta, alla sesta volta che vado a comprare il giornale leggo un annuncio, no, perché adesso per esempio che non c'è solo ritorni, no? Cioè gli stessi che ieri hanno scritto che la Roma si era comprata mezzo Parma oggi fanno altri discorsi, dice, ma come, cioè, perché prendiamo quell'altro difensore centrale francese, montenegrino, quando avevamo preso Paletta, perché così dovrebbe. Il problema è che non c'è memoria, e quindi è buono tutto. Io lo trovo abbastanza disgustoso da sempre, non mi risulta che faccia vendere particolarmente i giornali, e però è una moda, siccome non c'è. La verità è che questo discorso ce lo siamo fatti tante volte in privato per quanto riguarda le radio, tranne rarissime eccezioni, non c'è nessuna idea di come provare, o nessun tentativo è mai stato fatto per cercare di cambiare un modello che ormai va avanti da 20-30 anni. E questo riguarda, a maggior ragione riguarda i giornali. Verissimo. Cioè, se è stabilito che finita il campionato bisogna cominciare a sparare fregnaccia sul mercato, questa è l'idea. Ma è una cosa, questa cosa però della fregnaccia è proprio istituzionalizzata, è proprio un principio. Noi pensavamo che il mondiale, Stefano, potesse essere un deterrente, in realtà per ora è un aggravante, ma sì, senza commentare, perché... ma pensa a di quello che sei, sì, tu, per carità, faremo dell'altro, cercheremo di creare altri spunti. Vedrai che servirà a quello, insomma, perché il giorno che il terzino africano fa un cross fatto bene, e tu oltre che leggere la cronaca di quella partita leggerai la Roma già sul giocatore, ma questo è sicuro, quando vuoi, che poi se ci pensi è un'altra dimostrazione grottesca di come ancora venga gestito il calcio, che in un'era come questa bisogna aspettare il mondiale per vedere i giocatori, è una cosa che a me mi fa impazzire, e guarda che è così, ma è così. Una volta un operatore di mercato mi disse, cioè, guarda, l'unica giustificazione che abbiamo è che a volte andiamo a trattare di giocatori che il grosso del pubblico non conosce, nessuno magari è una parola grossa, e dice, peraltro che li abbiamo visti al mondiale diventa più facile perché la gente l'ha visto, dice, ah sì, è bravo, allora prendiamolo, perché ovviamente il grosso del pubblico, il giocatore li scopre
in queste circostanze. Se, folle sarebbe, ma in questi, in alcuni casi purtroppo è così, che quelli che fanno il mercato tutti i giorni, che se ne devono occupare, magari scoprono un giocatore al mondiale. Oggi, oggi la maggior parte dei casi, Stefano, parliamo soprattutto di quella che è una fascia da molto molto verde, molto molto giovane. Oggi penso che prendi 1000 14enni, 16enni che amano il calcio, conoscono tutti, anche i terzi portieri che andranno al mondiale. Non c'è dubbio. Cioè, non diventa più quella, non è più quella, esatto, non è più quella vetrinata. Una, per carità, rimane un evento che va seguito, celebrato, tutto quello, però non è più la vediamo un po' lo che esce fuori dal mondiale, perché diventa obiettivo di mercato. Ricordo che era 2 anni fa agli europei. C'era il terzino origine africana della Polonia, Gabriel Sì, come si chiamava? Lui, sì, sì. Fece un paio di discrete partite. Sembrava veramente che fosse entrato nel mirino di tutte le squadre del centro Europa. Poi non è più come prima, anche perché c'è un sistema di reclutamento, di scouting. Ormai ci sono dei database. Giorni fa, Stefano, abbiamo parlato con Matteo Campodonico, che è l'ideatore di Y Scout. Sì. Questi sono dei mezzi, delle diavolerie, ormai sono in contatto con più di 200 società nel mondo, ti mandano i video dei calciatori in tempo reale via mail, tu sai, vita, morte e miracoli, non è che devi aspettare il mondiale, anzi, devi anticipare, esatto, proprio perché lì rischiano di scoprirlo sì, tutti. Sì, non c'è dubbio. Però ecco, da un lato c'è questa smania di scoprire, di dare annunci, che insomma, che poi a volte sono, sarebbe meglio non darli, perché alcuni secondo me creano più sconcerto che entusiasmo, no, nel lettore, per quanto riguarda l'operazione in entrata. Poi per quanto riguarda quella in uscita ce n'è uno al secondo, ma insomma la Roma ha praticamente messo in vendita l'intera rosa. Ieri si è associato Florenzi, oggi ritorna di nuovo alla ribalta gli Aic, con frasi che sono state pronunciate 2 mesi fa, che però vengono messe virgolettate nei titoli come se l'avessi detto ieri. Cioè è una meraviglia. E ovviamente questo poi provoca una confusione che è totale, insomma, non è che ci dobbiamo poi stupire quando ci arrivano dei messaggi. Tra un po' vedrai, perché nel giro della settimana, continuando in questa maniera, qualcuno ci scriverà: ma Roma è ferma, lo vedi, gli americani non vogliono cacciare una lira, perché poi la gente... Stanne certo, Stefano, perché la Roma, l'immobilismo da Roma diventa paralisi subito. È normale, no? Ogni giorno sbagli 20 nomi, poi dice: ma chi è vero? Nessuno. È vero. Ma succede. Ma magari poi se passano determinati messaggi diventa pure, c'è pure l'altra versione: avete visto, la Roma è ferma sul mercato perché qui infame di Benedian se ne vanno. Ma perché? Ma per problema di chi dice che Benedian se ne deve andare, però? Come se ne vanno a Pjanic, perché magari c'era chi lo rappresentava che faceva gli interessi suoi, non da Roma, del giocatore. Cioè, corretto. Dipende pure che messaggio fai passare, Stefano. Sì, ma anche stamattina sul noiosissimo ormai tema Benatia è ricomparso anche da parte di chi fino a ieri diceva che il giocatore, ricordava come il giocatore, cioè il giocatore, per una twittata, diciamo, secondo alcuni incompleta, cioè non fa testo il fatto che lui abbia lasciato un'intervista 15 giorni fa in cui diceva: io me ne vado solo se lo chiede la Roma in caso di bisogno di fare liquidità, perché voglio restare qua. Ma addirittura si ipotizza che lui è sempre più tentato, perché oltre all'offerta del Barcellona, di cui peraltro in questo pezzo non si parla, e parlo del Corriere della Sera, non del giornale di parrocchia, c'è l'offerta del City. Cioè, di queste offerte noi non abbiamo, io non so come si possa avere notizie di queste offerte. La cosa che mi fa impazzire è che si fa anche, si quantifica l'ingaggio, perché si fa la media di quello che normalmente le società offrono, no? Cioè, ma te pare, no, che cosa, che Benatia non prende, gli danno 4 milioni, li danno a questo, li danno a quello. Cioè, io ho letto solo in questi giorni, in queste ore, che se ne vuole andare Yaya Touré dal City. Sì, perché non lo hanno ecco, festeggiato a dovere per i suoi 31 anni. Che improvvisamente fatto, però nel frattempo il City c'ha tempo ad andare a offrire 4 milioni a Benatia, che alla Roma, cioè sarebbero veramente dei geni, perché alla Roma ne ha chiesti 2,7. E loro gli darebbero il doppio, perché vedete, essendo degli imbecilli. Io lo trovo meraviglioso, ma quello che trovo meraviglioso, a parte che insomma è evidentemente illogico, ma io quello che trovo meraviglioso è fare informazione in questa maniera. Io sarebbe molto più serio dire che sono delle proposte, cioè che penso che è quello che si può fare, quello è un giochino che facciamo pure noi, chi certo, prendereste voi, vero, perché vero, da Roma, vero, tranne l'indicazione di Garziati, che poi tra l'altro è di mesi fa, dell'attaccante Mancino, da parte della Roma, da parte di Sabatini o dal tecnico, non è mai uscita un'indicazione manco sul ruolo. Cioè non è che hanno detto: stiamo cercando, che ne so, un terzo portiere o un attaccante di riserva. Loro non hanno mai parlato né di ruoli, di posizioni, per cui noi lavoriamo su quello che noi pensiamo che la Roma serva: un terzino, forse un altro difensore centrale, se non prendono Toloi, forse sicuramente attaccanti, forse un altro centrocampista, ma lo diciamo noi, perché loro non l'hanno mai detto.
E qui è fantastico, ci lavora su ipotesi nostre, dando, spacciando per notizie quelle che sono delle deduzioni. Quella è andata a vedere la partita del Parma, la Roma si compra tutto il Parma. Con tanti passaggi che sfuggono, sarà un periodo in cui sfuggono determinati passaggi, Stefano, pure nel calcio succede, perché? Perché fino a 3 settimane fa Pjanic, con un solo anno di contratto ancora, valeva 35 milioni, sì. Poi però rinnova, vabbè, e se la Roma va su, dovesse andare su Garay, siccome c'ha solo un altro anno di contratto, vale 5 milioni. Allora, sì, con anno di contratto Pjanic vale 35, ma manco con, 5, con altri 5 anni di contratto li varrebbe, perché non ha dimostrato di valerli a oggi. Garay invece, sempre con anno di contratto, ne vale 5, massimo 10. È un periodo come sfuggono i passaggi. Siamo proprio altro che forzature, però nel nostro piccolo cercheremo di commentare partite di calcio quando inizieranno le preparazioni delle varie nazionali, è chiaro, con un occhio al mercato, perché non è che, non è che si sta fermi. Tra l'altro le difficoltà le riconosciamo, sono indiscutibili, sono oggettive, Stefano, perché tu l'hai sottolineato a più riprese, questa nuova gestione societaria, cioè i movimenti di Sabatini sono realmente imprevedibili, fanno sapere qualcosa, chiaramente ai loro referenti, come c'erano prima, la passata gestione, ci sono pure adesso, quando non dico l'affare sia compiuto, però quando siamo proprio nelle imminenze, per il resto fatichi a decifrare qualsiasi mossa e strategia. Ma è cambiata in questo senso proprio la musica a Trigoria, c'è stato proprio il tramonto di trombettieri, c'è stata gente che ci ha vissuto per anni con le indiscrezioni che filtravano. Qui c'è stato una politica che ha impostato lo stesso Sabatini appena arrivato. Poi devo dire che c'è stato un ulteriore giro di vite quest'anno con Garcia, insomma, ecco, se con altri personaggi che si sono succeduti sulla panchina di Roma, non certo Luis Enrique, ma penso ad esempio al maestro, cioè che avevano rapporti personali, situazioni un po' diverse, personaggi sempre molto difficili da incastrare, no? Perché il maestro si è lamentato spesso della mancanza di regole che avrebbe dovuto imporre lui, ma insomma lui è il primo che proprio caratterialmente fa fatica ad accettare le regole, insomma ne sa qualcosa Pallotta, che ha molto apprezzato la faccia con cui si presentò alla tournée americana. Perché a proposito delle regole, lui, il fatto che la società avesse fatto delle scelte, no, in fase di preparazione, non lo condivideva minimamente. E adesso con Garcia c'è stato proprio un ulteriore giro di vite ed si è risolto un problema storico. Ricorderete che allenatori non meno autorevoli e non meno duri di carattere, penso a Spalletti, si sono lamentati centinaia di volte di questa cosa, di questa moda, no, che c'era di far uscire qualsiasi cosa dalle mura di Trigoria, non solo indiscrezioni di mercato ma anche episodi accaduti. Ecco, in questi anni devo dire che da questo punto di vista si è tornati al rigore che hanno altre squadre, dove magari i giocatori si ammazzano ma non lo sa nessuno, se sa magari a distanza di anni, quando la notizia viene tirata fuori, magari per far vedere quanto si è stati bravi a tenerla nascosta, no? Ecco, in questo devo dire che la Roma è veramente cresciuta tanto. Sarà scomodo per i giornalisti, non metto in dubbio, però insomma, certo che se la risposta è quella di inventarsi una notizia al giorno, io rimango. Ho trovato divertente la battuta l'altro giorno dei Baldissoni, che diciamo le risposte sono inutili perché poi non se ne tiene conto, perché un secondo dopo che uno ha detto no, non faremo sessioni eccellenti, parte il titolo, cioè la Roma scatena l'asta su Benatia, e allora va bene tutto, è buono tutto. Che è poi un discorso che abbraccia un po' tutte le squadre di tutto il paese, è un discorso che tanto legato alla Roma, certo. Ma stricarsi tra verità, bugie, tra il vero, quello che è successo alla Juventus, vedi, si è stappata la vicenda Conte, Stefano, oggi la Gazzetta dello Sport ti mette in piedi la squadra che vuole Conte, con Evra, con Nani, con Alexis Sanchez, poi la sorta di associazione di idee, quindi avranno pianificato il mercato, proviamo a metterla in campo, ma vale per tutti fondamentalmente. Sì, è dato una cosa che notavamo ieri sera, che la firma di Mihajlovic, che veniva anche associata ad altre ipotesi, addirittura se ne parlava come possibilità, come uomo nel mirino di Toir, no? Che non era convinto di Mazzarri, c'è chi ha parlato pure di un'ipotesi, una sorta di cercare di recupero sull'ambiente di Lotito per portarlo a Lazio, ma Lotito, figurarsi, non gli pare vero di confermare a vita e direi, e noi speriamo, ovviamente tifiamo per questa brillante soluzione. Mihajlovic in realtà aspettava la Juve,
era emerso da qualche parte che fosse lui l'allenatore, no? Che poteva essere più semplice ingaggiare in un momento così complicato in mezzo a tante suggestioni, qualora Conte avesse deciso, la Juve avesse deciso di privarsi di Conte, e tant'è che Mihajlovic all'indomani, no? A poche ore dall'annuncio della conferma di Conte alla Juve, ha firmato 2 anni con la Sampdoria, insomma, quindi è evidente che lui aspettava la Juventus e non la Lazio, l'Inter o chi altri, insomma, anche queste sono indicazioni, no? abbastanza precise, devo dire. E poi c'è da salutare in qualche modo la fine di un'era che proseguirà, perché però insomma uno come Guidolin che si stacca dalla panchina dell'Udinese mi sembra un fatto comunque molto significativo, per carità, lui sceglierà il successore, già si fanno dei nomi, però so, mi pare che per essere uno che ha lavorato e ha lavorato molto bene in quella realtà, mi sembra giusto ricordarlo. Senza ombra di dubbio. È vero, sicuramente. Stefano, noi ti ringraziamo, l'appuntamento con te in radio è a partire dalle ore 14 nel pomeriggio, noi invece ci ritroviamo al nostro spazio domattina, grazie. Ciao Stefano. Un abbraccio, buona giornata, ciao, grazie a voi.